Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno dei pesci. È una lettura senza tempo, quindi il momento in cui vedrai questo video sarà il momento giusto per te per ricevere il messaggio che contiene. Se senti il bisogno di ricevere un altro messaggio o integrare questo messaggio, ti suggerisco di andare a vedere la lettura del tuo ascendente o di un altro segno predominante nel tuo tema natale. Io mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale e di crescita spirituale. Per questo motivo questa lettura non ha uno scopo divinatorio, non vado a parlare del tuo futuro, ma serve per darti una chiave di lettura, uno spunto per andare a superare qualcosa che sta succedendo in questo momento della tua vita, per aiutare un'evoluzione. Se non l'hai già fatto, se ti piace il video, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina. In questo modo sarai aggiornato tutte le volte che esce un contenuto nuovo. Ti suggerisco anche di guardare questo video fino alla fine, perché ho deciso di fare un regalo a tutti quelli che desiderano riceverlo. Quindi alla fine del video spiego di che si tratta, dico come ricevere questo regalo. Partiamo con la vostra lettura, quindi vado ad estrarre tre carte dal mio mazzo dei tarocchi. La prima carta andrà a parlare dell'energia che in questo momento vi caratterizza. Interessante, la stessa energia che è uscito credo per l'acquario. La sfida è già uscita e adesso un suggerimento da parte del mazzo. Poi alla fine di questo pezzettino di lettura andrò a estrarre un suggerimento da un altro mazzo da parte dell'universo. E abbiamo come energia gli amanti, come sfida il folle, come suggerimento il re di denari. Parliamone. Energia. L'energia che in questo momento vi caratterizza è un'energia collegata alla capacità di scegliere, alla capacità di lavorare sulla vostra dimensione interiore per poter fare pulizia, per poter uscire da situazioni poco chiare, partendo da voi. Quindi se c'è poca chiarezza dentro di voi, se c'è confusione rispetto a quello che vi fa bene, che non vi fa bene nella vita, a livello anche di vostri comportamenti, di vostre dinamiche, di vostri schemi, qui c'è l'energia giusta per cominciare a lavorarci, per fare una pulizia interiore, per scegliere se stessi, inteso come il proprio benessere, il proprio equilibrio, la propria dimensione di libertà interiore. Questo poi si rispecchia in quello che succede intorno a voi. Smettete di accettare situazioni che non vi fanno stare bene, smettete di entrare in situazioni poco chiare, situazioni dove appunto si rischia di essere al centro di questioni spiacevoli. Perché? Perché date ascolto a voi, date ascolto alle vostre sensazioni, date ascolto a una dimensione interiore molto più chiara. Quindi questa è una bellissima energia con cui lavorare in questo periodo e vi invito a svilupparlo. Vi invito a lavorare proprio su voi stessi per cercare di diventare sempre più consapevoli di quello che al vostro interno fa bene o fa meno bene. È funzionale o poco funzionale? Forse questo per me ha più senso come modo di dirla. La sfida. La sfida è il folle. La sfida è avere la capacità, magari anche una volta fatto tutta questa pulizia che avete il potenziale di fare grazie a questa energia, avere la capacità di fare dei passi nel vuoto, di lanciarvi in avventure nuove, di uscire dalla vostra zona di comfort, di lasciare alle spalle il bagaglio pesante. Il folle avanza nel mondo con una semplice saccoccia, pieno dell'essenziale. Quindi la difficoltà per voi è proprio lasciare andare, lo svuotare quel zaino così pesante di ricordi, situazioni, dolori, pensieri che vi portate sulla schiena. Di fidarvi del vostro istinto e del fatto che potete farcela anche non vedendo chiaramente la direzione in cui andate. Lui qui indossa una maschera senza occhi, quindi naturalmente non può sapere come andrà a finire, ma è disposto a fare il primo passo. Per voi questa è la sfida, quindi è molto difficile da fare. Questa carta vi ricorda che non siete mai soli, c'è un cane che accompagna il folle, sia qui che in molti altri mazzi che rappresentano questa energia. Quindi avete persone intorno a voi fedeli, avete capacità interiori che vi possono sostenere, avete, per chi ci crede, guide, angeli, quindi siate tranquilli sul fatto che siete sostenuti. Per qualcuno di voi si tratta proprio della sfida,
rifaccio, per qualcuno di voi la sfida è proprio quello di uscire dalla zona di comfort, magari addirittura facendo cose folli, cose grandi. Suggerimento. Il suggerimento da parte del mazzo è di radicarvi. Sembra quasi un assurdo perché, ma come se io devo fare il folle, qui c'è un'energia molto ponderata, molto radicata, il re di denari, quasi noioso da quanto è attento ai dettagli, da quanto sta attento, ok? Ma il concetto qui è il radicarvi. Quindi nel momento in cui c'è un libro bellissimo che ha questo titolo, Senza radici non si vola. Quindi, se voi create una pratica dove vi radicate, in questo senso lo interpreto proprio come energia, una pratica che vi permette di collegarvi con la terra, di connettervi con le vostre radici, col vostro primo chakra, il radicamento, questo vi darà una sicurezza tale a livello energetico e quindi a livello interiore, a livello mentale, per lanciarvi, per andare a cercare nuove avventure, per prepararvi ad uscire dalla vostra zona di comfort. Come faccio a radicarmi? Qualcuno di voi potrebbe non avere idea di quello che sto dicendo, di che cosa sto parlando. Il radicamento si ha attraverso il contatto con la natura, quindi entrare in contatto con degli alberi, stare vicino a un albero, sedersi sulle radici di un albero. Questo è un bellissimo modo per radicarsi. Chiudere gli occhi e sentire il pavimento sotto i piedi, quindi siete a casa, togliete scarpe, togliete calze, appoggiate i piedi per terra, se fa freddo metteteci, che ne so, un tappetino sotto, quello che volete, respirate e sentite l'appoggio dei piedi sulla terra. Immaginate che dai piedi delle radici scendano nella terra e vadano ad agganciarsi, vadano a arrotolarsi intorno alla sabbietta, alle pietre, ai massi, quindi delle radici belle forti che mano a mano scendono sempre di più fino ad avvolgere il centro di mamma terra. Questo è un lavoro di radicamento bellissimo, sentendo il vostro respiro, ascoltando il vostro corpo, toccando il vostro corpo. Sono tutte tecniche che aiutano a radicare, quindi ognuno fa quello che sente giusto per sé. E il suggerimento invece da parte dell'universo, che nel frattempo vi ho già estratto, è il principe di bastoni, quindi il cavaliere di bastoni nel mazzo tradizionale. C'è un invito a collegarvi con la vostra dimensione più passionale, quella vi permetterà anche di fare questo lavoro. Vedete, sono tutte e due carte di movimento, c'è un grande movimento in entrambi. Con il principe di bastoni, quindi il cavaliere di bastoni, l'invito è di in qualche modo fare le cose che vi appassionano, trovare passioni se non ne avete, creare passioni, essere spinti dalla passione. C'è proprio tutta una dimensione collegata a quello che ci fa piacere, piacere proprio, quindi la dimensione del piacere, del godimento, della passione, che sia mentale, fisica, emotiva, fa niente, quella sensazione, quel fuoco interiore che ognuno di noi ha, ma non tutti riescono a contattare, non tutti riescono a sentire. È importante per voi, lo dice in questo momento in qualche modo l'universo attraverso questa carta, rientrare in comunione con la dimensione della passione e del piacere. E non è inteso solo come dimensione sessuale, anzi, è a tutti i livelli. La sensualità parla dei sensi, non parla del sesso, ok? Quindi se qualcuno, mentre sto parlando, sta pensando, ok, devo trovare qualcuno con cui esprimere questa parte passionale, sì, perché no anche, ma è più una questione di appagare tutti i vostri sensi, fare cose che vi facciano piacere. Per qualcuno può essere leggere un libro. Per qualcuno può essere fare un'attività sportiva, per qualcuno potrebbe essere suonare uno strumento. Ognuno di noi ha un modo diverso per percepire i sensi e il piacere. Spero che questo vi dia uno spunto, di lavoro su questo periodo che state attraversando. Il regalo, che cos'è? Stiamo passando come collettività un momento difficile da un po' di tempo e questo porta una grande stanchezza, grande scarico di energia. Tra l'altro, siamo nel periodo dell'anno che io definisco il periodo del letargo, quindi molti di voi probabilmente si ritroveranno nella fatica ad alzarsi la mattina, nell'essere concentrati, sentire una bassa energia. Se è così,
io ho creato una meditazione che aiuta a riallineare i propri centri energetici e a espandere l'energia. Questo col tempo aiuta proprio a rialzare i propri livelli energetici, a ritrovare una carica. Tra l'altro, essendo una meditazione, una visualizzazione, ha anche l'effetto di rilassare molto. Questo diminuisce i livelli di stress, diminuisce i livelli di ansia e già quando noi siamo meno stressati o ansiosi abbiamo più energia. Stress e ansia sono terribili per i nostri livelli energetici. Se vi interessa ricevere questa meditazione, come dicevo prima, assolutamente gratuitamente, mi fa piacere condividerla con voi, scrivete meditazione sotto nei commenti, vi risponderò spiegandovi che cosa fare per ricevere il file audio. È un audio di circa 20 minuti. Spero che questa lettura vi sia piaciuta, se così mettete un like così lo so, e ci vediamo presto con una